E a proposito di Gazzetta del Mezzogiorno, è stato proprio il direttore della Gazzetta, Mimmo Mazza, a coordinare alcuni lavori nei giorni scorsi nell'ambito di un confronto organizzato da Confcommercio, un momento per contrastare la desertificazione commerciale dal titolo Cambiamenti e sfide territoriali. Una importante situazione, soprattutto un momento che viene portato avanti quotidianamente da chi rappresenta in Confcommercio e di chi opera a favore delle imprese. Io vorrei salutare Tonia Massaro, che è una componente di giunta della Camera di Commercio di Bari ed è anche vicepresidente di Confcommercio Bari-BAT. Buongiorno Tonia e bentrovata. Buongiorno a voi, grazie come sempre per l'attenzione che avete verso le nostre attività e verso l'attività che Confcommercio e Camera di Commercio fanno per le aziende di questo territorio. Grazie. Grazie, grazie a te. Ecco, proprio l'attenzione per le aziende, le imprese del territorio è stata al centro di alcuni lavori e delle riflessioni che hanno animato nei giorni scorsi un momento di approfondimento che avete organizzato proprio per contrastare la desertificazione commerciale, c'è questa esigenza. Sì, assolutamente, perché in un momento così particolare, dove proprio le piccole attività stanno soffrendo e soffrono, infatti le chiusure sono veramente tante, un po' per i costi fissi che sappiamo bene, sia i canoni di locazione che diciamo, le utenze. Un po' per la concorrenza delle catene dei grandi centri commerciali, l'espansione dell'e-commerce online, questa è un'altra cosa particolare, e la mancanza spesso di politiche urbane adeguate che supportano le piccole attività, poi hanno, diciamo, portato ad una sorta di desertificazione dei centri urbani. Una desertificazione che è chiaro. Crea una serie di problemi. Pensiamo ad una città senza negozi, ad un corso principale di una città senza negozi sarebbe una strada buia e con anche conseguenze per la sicurezza del territorio. Quindi a volte sottovalutiamo tutto quello che poi dietro potrebbe portarsi, lo strascico che porterebbe la chiusura delle piccole attività. Per cui è necessario che associazioni di categoria come Confcommercio si interroghino e soprattutto cerchino di trovare alcune soluzioni. Non abbiamo sicuramente la panacea e quindi sicuramente la risoluzione, ma possiamo provare a fare qualcosa. Assolutamente. Poi anche questa attenzione che voi riservate alle aziende, alle imprese, è un'attenzione che viene richiesta dalle stesse. Hanno la necessità proprio di fare fronte comune, di avere una voce unanime che possa interpretare esigenze simili, esigenze uguali che devono intercettare risposte poi a livello non solo regionale, proprio a livello nazionale. Sì, anche perché noi che cosa poi possiamo fare in realtà? Possiamo dare consulenza, formazione, aiutarli ad accedere a dei finanziamenti, possiamo promuovere iniziative per rivitalizzare i centri urbani, eventi, campagne di sensibilizzazione. Queste sono le cose che possiamo fare. È chiaro che se li lasciamo da soli, loro già sono molto impegnati a tirare avanti, diciamo, la baracca, che è proprio il termine adatto. Hanno bisogno di qualcuno che li aiuti poi a trovare delle soluzioni. Per esempio, oggi è impensabile che un'attività, diciamo, fisica non abbia anche un'attività online. Perché in un momento così di cambiamento l'attività online è complementare, gli aiuta a raggiungere più utenti anche non del proprio territorio e questo insieme all'attività di negozio fisico, l'attività online è complementare, è un ponte che necessariamente le attività devono fare da soli, non tutti sono colossi e possono strutturarsi con una pagina online e un e-commerce strutturato. Noi li aiutiamo anche perché abbiamo dei supporti anche digitali, sia come Camere di Commercio che come Confcommercio. Noi come Confcommercio abbiamo Edi e le Camere di Commercio hanno il PID, punto impresa digitale, con dei consulenti che possono essere di aiuto a supporto di queste aziende.
Certo, l'aiuto degli esperti poi è fondamentale, sono quelli che avete deciso di mettere proprio al tavolo affinché possano semplificare anche la conoscenza di strumenti utili alle imprese per abbracciare le sfide, ad esempio, dell'innovazione o quelle che guardano con ottimismo alla sostenibilità per le imprese. Ormai sono imperativi importanti cui non è possibile sottrarsi, bisogna assolutamente sposare le possibilità che vengono offerte dall'Unione Europea in questo senso. Per esempio, si parla tutti i giorni, ormai qualunque sito e qualunque TV parla di intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che spaventa, perché si pensa al fatto che sicuramente tante figure professionali potrebbero essere sostituite, però dobbiamo vedere anche come un'opportunità per cui la possiamo utilizzare per poter migliorare le nostre performance professionali in tutti i campi. Vanno però formati, perché noi siamo stati ad Arezzo col terziario donna Confcommercio proprio nei giorni scorsi, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, io per prima ero spaventata, invece ho colto delle opportunità, ma ho bisogno di fare formazione per capire come meglio posso utilizzarla nella mia attività. E quindi noi dobbiamo necessariamente mettere in campo questi strumenti per le nostre imprese. Un altro aiuto che può essere dato ai centri commerciali viene dai distretti urbani del commercio. La Regione Puglia ormai da anni ha finanziato queste attività, in provincia di Bari ne abbiamo costituite tantissime, alcuni anche diffusi, per esempio c'è quello di Alberobello, Castellana Grotte, Noci, loro si sono uniti, cioè i vari DUC dei vari comuni ne hanno creato poi uno macro più importante, stanno facendo una serie di attività. Altamura purtroppo col DUC, io lo sai che sono presidente di Altamura, siamo fermi al post-Covid, però stiamo vedendo di lavorare su, siamo per esempio qua Gravina sta pensando di fare, di costituirlo il DUC, laddove ancora non sono stati costituiti come associazioni, ci stiamo muovendo per farlo. Anche quelli potrebbero essere. Intanto ci sono dei fondi della regione che possono aiutare le varie cittadine a fare delle piccole attività, delle piccole azioni, non parliamo di finanziamenti enormi, però quel poco che basta per migliorare e per poter mettere in campo alcune azioni che aiutino il commercio di vicinato. Certo, è tutto molto chiaro. Noi ti ringraziamo per essere intervenuta e per averci fornito dettagli su questo momento che animerà sicuramente il futuro del vostro impegno. Prego, prego, Tonia. Cosa, per fare tutto questo, per me è quasi un appello, è fondamentale che ci sia l'aiuto di tutti, quindi dai consumatori agli imprenditori, alle istituzioni, tutti e noi associazioni di categoria abbiamo la necessità di lavorare insieme con un impegno congiunto, perché non possiamo contrastare efficacemente la desertificazione commerciale e preservare appunto la vitalità e la desertificazione dei nostri centri commerciali se non c'è questa interazione tra tutte le forze che possono essere messe in campo. E spesso ognuno se ne sta a casa sua, non arriviamo da nessuna parte se non mettiamo in campo questa interazione tra tutti quanti.